Ciao ragazzi, io sono Falconero, oggi sono qua insieme a Elisa Ciao. per un nuovo Scopriamo, per scoprire insieme a voi The Land of Pain. Allora, questo è un horror in prima persona, un'avventura horror in prima persona realizzata da un singolo sviluppatore, peraltro italiano, Alessandro Guzzo, che ringraziamo perché insomma ci ha fornito la possibilità di provare il suo titolo e sembra essere veramente tanta roba. Per cui, con il patriottismo nel cuore, direi che siamo pronti a affrontare questa avventura che tra l'altro è anche di stampo Lovecraftiano, per cui c'ha quella vena un po' angosciante che non guasta mai. Allora, è pienamente compatibile col pad che io ho ovviamente in mano in questo momento. Sei pronta a percepire il terrore nero? Per adesso è bello. Ma è il classico bello che poi ti prende a bastonate sul collo appena ti abbassi la tensione un attimo. Adesso uscirò a fare qualche dolce coniglietto con nasino che fa così e poi diventerà un essere orribile, esce fuori Cthulhu e beve il nostro sangue, ecco. Poi la terra del dolore letteralmente si chiama, per cui c'è poco da star qui a godersi il sole. Allora, Jay sarà. Oh, allora, ritorno alla vecchia baita. Finalmente, dopo 2 ore di cammino nel bosco, sono arrivato. L'autunno sta arrivando e l'aria è già piuttosto fredda. Ma diamine, la vista qui è stupenda. Da qui posso intravedere la mia vecchia baita, giù in fondo alla valle. Il mio povero vecchio amava la natura e in questo gli assomiglio. Mi prenderò cura di questo posto, lo farò per lui. Passerò lì la notte e domattina all'alba partirò per raggiungere la cima del monte, proprio dove si trova la grande croce, vicino al precipizio. Bene, da lassù il panorama sarà mozzafiato, è proprio quello che mi serve per allentare lo stress di questo periodo, specialmente dopo questi ultimi mesi. E la baita sarà la nostra tomba. Bene. Che gioia. Posso accovacciarmi. Posso correre. Ok. Graficamente comunque il CryEngine fa la sua sporca figura, devo dire. Ogni volta che è chiamato in causa. Allora, non ho bisogno di questa legna, nella baita ne avevo lasciata a sufficienza per questi giorni. Ma un'accetta ce la portiamo via? No. Me ne sbatto, vado via. Siamo sulla strada giusta perché ha salvato. Questa è decisamente la calma prima della tempesta. Ci sta facendo abbassare la tensione volontariamente. Non ci casco io nell'abbassare la tensione. No, 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 mi dispiace. Sto allertissima, sono angosciatissimo in questo momento, nonostante il sole, gli uccellini e la vegetazione abbondante. Oh, dai. Sta baita. Spero ne valga la pena di tutta questa camminata. Spero che ci sia il letto, quantomeno. E tu ti immagini vivere così lontani dalla civiltà? Che meraviglia. Noi e la natura. La natura e noi. E Cthulhu, ovviamente, che lui non manca mai. Oh, però mi sa, qua ho un po' troppo isolato. Andrebbe bene. Andrebbe Finché ci sono gli alberi. bene. La temperatura è piuttosto bassa, farei bene ad accendere il fuoco per riscaldare l'ambiente. L'ultima volta avevo lasciato il camino pronto. Devo solo trovare dei fiammiferi. Trovati? Dei Dei mammiferi, ho detto. mammiferi. Ora devo prendere dell'acqua per la notte. Il secchio è qui da qualche parte. Vedi un secchio, mia cara? Secchio. Eccolo. Eccolo, il pozzo è poco lontano da qui. Fine del sentiero nel bosco. Ah.
Antelisa è in una fase in cui... Già sento il profumo dei pini. In cui odia la civiltà. Non voglio prendere quest'acqua, è sporca e piena di chissà quali parassiti, vabbè. Color verde pennarello. Diceva, dov'è che è l'acqua? Pozzo, qua vicino. Pozzo. Pozzo. Pozzo Pozzo, anche qua. No, da qua siamo venuti, o sbaglio? No, veniamo da sinistra. Veniamo da sinistra. Vai un po' più a destra, senza... No, comunque è decisamente troppo sperduto per i miei gusti, ma con tutto il bene, ma... Avrei un po' di difficoltà. Oh, eccolo il pozzo. Il pozzo pozzo, eccolo. Bene, l'ho riempito. Dovrebbe bastarmi questa notte per bere e lavarmi. Poi, insomma, si finisce nel secchio uno... Ci espleta le funzioni primarie e poi, insomma... Quelli nel deserto insegnano, no? Quando finisci l'acqua... Non ci sono i bar. Non ci sono i bar. C'è il fai da te, ecco. Possiamo dire... Che diavolo è quella cosa? Non avrei saputo dirlo in maniera migliore. Cosa? Quella palla gigante di metallo che c'è dinanzi a noi, non noti niente? La vedo solo io, non mi fa venire l'angoscia. Ah! Capito? Vai, vai, non indugiare. Mamma mia. E non ti avvicinare così. Ah, prima mi dici non indugiare, poi mi dici ti avvicinare. Non troppo. La tocco. Baciare. La tocco. Giraci intorno. Tocca l'oggetto, lo tocco? Vai. Lo tocco? Vai. Sicura? Sì. Perché ti scopri? Vai! Adesso ci portano nella The Land of Pain, dove ci menano dalla mattina alla sera. Mamma mia. Perché ho dovuto... Io poi queste cose un po' solitudine, apparizioni improvvise, palle di metallo, mica... No, detta così sembra una cosa terribile, ti prego. Almeno c'ha coraggio. Ecco. Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? Dove sono finito? Non avrei dovuto toccare quella maledetta sfera. Te l'ho detto! Che non andava toccata la sfera. Se te tocca. È chiuso con un catenaccio. Sono bloccato qui dentro. Prendi da quello che ha scritto tocca palla. Con Alessandro me la devo prendere. Questa strana piattaforma è collegata a dei grossi cavi che provengono dal terreno. Esamina. Ah no. Deve esserci qualcosa per terra. Cosa diavolo sono queste enormi strutture? Emanano una gran quantità di energia. Ah bene, quindi ti danno la scossa alla gabbia. Ma no, ma sai che non penso in realtà. Sasso. Un sasso, posso provare ad usarlo per spezzare il lucchetto della gabbia. Oh, vedi che mi sei intraprendente, giovane esploratore. Poi tra l'altro il buon Alessandro è attualmente al lavoro su un secondo titolo che si chiama The Alien Cube, che dovrebbe essere collegato a questo e che, visto l'andazzo, è chiusa sembra bloccata dall'interno, potrebbe essere ancora più angosciante di quanto già non sia questo, per cui
Prepariamoci perché... Vabbè, io proseguo lungo la via. La via maestra che ci conduce verso l'ignoto. Io sto flashando gente ovunque. In realtà sono alberi. Vabbè, vado. Stile Elisa, a testa bassa e si corre dritti. Adesso ho flashato uno tipo Guerra dei Mondi in fondo. Un luogo sconosciuto. Cos'era quell'inquietante oggetto sferico? Sembrava qualcosa di ultraterreno. Appena l'ho toccato, ho visto una forte luce bianca. Il mondo intorno a me ha cominciato a distorcersi e a piegarsi su se stesso. Ho provato un terrore indescrivibile, come mai prima, quando per un istante ho avuto la sensazione di uscire dal mio corpo. Il terrore è stato così forte che i sensi mi hanno quasi abbandonato. Appena ho riaperto gli occhi non riuscivo a crederci. Mi trovavo in un luogo che non ho mai visto, all'interno di una gabbia. Fortunatamente sono riuscito a fuggire, ma cosa è successo veramente? Dove sono finito? Non riconosco questo posto. Devo assolutamente cercare aiuto e capire cosa è successo. Inquietudine regna sovrana. Che cos'è? Sei sicura? In quella casa c'è una luce accesa, devo subito chiedere aiuto. Oh, vedi che... Scusi, no? Lord signori? È buio, ci deve essere un interruttore qui da qualche parte. Uff, c'è un odore insopportabile qui dentro. La scoperta di oggi è stata incredibile. Quel libro in codice sembra contenere le istruzioni per far funzionare il macchinario. Lo si capisce dai segni, nei quali esso è riprodotto fedelmente. Era da decenni che tentavamo di capire la funzione di quell'antica macchina e ora abbiamo tra le mani le risposte che stavamo cercando. Siamo già all'opera per cercare di tradurre il libro, che pare sia stato scritto da alcuni nostri lontani antenati. Il libro si trovava in una vecchia stanza sepolta, è stata una vera fortuna trovarla. Nella stanza c'erano inoltre una gran quantità di pezzi metallici che sembrano condividere la stessa tecnologia del macchinario. Non funziona, benissimo. Il telefono, la pagina, esamina. Un oggetto curioso, realizzato con molta cura. Da qui si può salire, ma la scala è rotta. Devo trovare qualcosa per salire. Che trovo? La macchina del gas? La scala è spezzata in due. È bloccata, non c'è modo di aprirla. Che mi invento? Prova a uscire fuori. Esamina. Ci sono incrostazioni di sporco ovunque. Sarà meglio non bere l'acqua di quel rubinetto. Vabbè. Escalon? No, l'oggetto? Niente. Faccio Escalon? Prova a vedere fuori, sì. È bloccata. No, ero convintissimo che... Che suggerisce lei? Proviamo a salire sul tetto. Che scotta? Ce la posso fare? Ma c'è un'altra casa.
Mi sa che non ce la posso fare. No. No, non è previsto che io salga sul tetto. Vabbè. Andiamo in un'altra casa. Casa poi. Un cesso di posto. È bloccata, non c'è modo di aprirla. Perché? E 16. Che ben vende, che ben venda. Rientra un po' dentro. Aspetta. Ma non è previsto che io debba usare l'agilità per superare i momenti di impasse. Vedere se magari c'è una sedia, qualcosa dentro ai cose qui, ai vari scaffali, cassetti. No, non c'è nada. Andiamo avanti. Troveremo un modo. Odor. È troppo bello lì dentro, meglio non entrarci. Eh beh, se mi dice meglio non entrarci, chi sono io per oppormi? Poi questo fatto di non sapere che cosa fare mi crea un'angoscia paurosa. Oh. È chiuso con un lucchetto, porca miseria. Nada de nada. Proseguo. Mamma mia. Io non so dove sbattere la testa. Dico sinceramente. Non saprei dove andare. Vai, 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 vai. Che vai, vai. Scusi, cos'è? Gobbo? Era un gobbo. Gobbo gigante. Ah, era gigante, dici? È bloccata. Vai su, vai su. È bloccata. Sor Gobbo? È bloccata. Vediamocela. Oh, c'è la porta aperta. Vediamocela al gobbo. Sor Gobbo. Proseguo. Una luce. Qua c'è gente per forza. Aspetta. No. Scala! Oh, ah. Questa scala è proprio quello che mi serve. È piuttosto pesante, ma riesco a trasportarla senza troppi problemi. Perché è un'illusione. Noi in realtà siamo morti. Aia. Chiusa a chiave, c'è molto sangue qui. Se è stato perso da una sola persona, questa non potrebbe essere morta. Che bello. Però vedi, alla fine siamo giunti alla scala senza neanche rendercene conto. Il gioco ci sta manipolando. Ci sta facendo credere che sono nostre le scelte, ma in realtà non sono nostre, sono sue. No, voglio andare a vedere che ci sta. Prima di chiudere il video, dobbiamo vedere che cosa ci sta. È un fatto di principio.
Poi dove se la sarà messa la scala? È già in testa. In testa? Sì. Lei è un'anima candida, vedete da... che risposte pure che dà ogni volta che io le servo degli assist terribili per dire cose orribili. Lei dà queste risposte candide pure, che solo un'anima candida può dare. È mica un buzzurro come me, io avrei risposto tutt'altro. Allora... che era? Ma non tu frega. No, io me ne frega, giustamente, perché me ne devo stare a creare domande terribili qui. Sarebbe meglio non dare risposta. Allora, tiriamo fuori la scala dalla testa e andiamo a posizionarla. Vediamo un po' che c'è su. Che era meglio non salirci su. Mio Dio, cosa è successo qui? Cosa può aver ridotto un uomo in questo stato? Il suo sangue è ancora fresco, ma non c'è nessuna traccia di tessuti o organi. Sono rimaste solo le ossa, tenute insieme da una strana resina vischiosa. Una sciccheria. Una raffinatezza. E poi? Oh! Cos'è? Questo busto mi mette i brividi e raffigura una terribile creatura con dei tentacoli. È il busto di Cthulhu! Bene. Io non potevo fermarmi prima di aver visto tu. Le candele sono ancora accese. Tutto deve essere accaduto poco tempo fa. È stato il gobbo. Il codice usato da chi ha scritto il libro è qualcosa di mai visto prima, sia per complessità che per tipo di scrittura. Sembra che il manoscritto non segua alcuno schema logico. Ogni pagina è scritta in maniera diversa da quella precedente. I disegni però sono più facili da interpretare e ci hanno già svelato dei dettagli importanti. Pare che il macchinario esista sin dall'alba dei tempi, creato dal grande antico in persona. Se così fosse, la sua reale funzione potrebbe andare al di là di ogni nostra aspettativa. Sono convinto che con l'aiuto di questo libro e le conoscenze che noi prescelte abbiamo ereditato, riusciremo a scoprire i segreti. Chi si sta facendo i gargarismi? Cos'era quel suono? I gargarismi. Ma cosa c'è qua dietro? È bloccata. Queste cose qui. Le candele sono ancora accese. Scendo? Vai. Cucù. Il corpo? Sa testa. È morto. Cosa può averlo ucciso in quel modo? Perché è andato e lì. E la sua pelle sembra così strana. Al tatto risulta spessa e molto. Ma che te tocchi? È molto ruvida. C'è qualcosa nella tasca, una chiave, meglio prenderla. Oh! Ecco, io direi che se non apre questa. Non è bloccato, vabbè, ci aprire a casa del gobbo. Io direi che per ora potremmo anche fermarci qua prima di andare a trovare il gobbo. Vi lasciamo il sondaggio in alto a destra come sempre. Vi lascio il link alla pagina Steam di The Land of Pain in descrizione affinché potete giocare anche voi qualora lo vogliate. E vi lascio anche il link a The Alien Cube, che è il prossimo progetto di Alessandro Guzzo, unico e solo sviluppatore del gioco che avete appena visto. Per cui ragazzi, niente, io vi ringrazio. Ringrazio ovviamente anche Alessandro. Perché ci vai dalla finestra? No, perché mi devi dire sta roba? C'è una vero? Ah. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.